A presentarvi la gentile signora Maria Torre, vicepresidente del Movimento per la Divulgazione Culturale di Barcellona, molto ricordo, persona molto impegnata nella sollecitazione ai valori della cultura che illustrerà la biografia dell'autore. Grazie, buonasera. Parlare di Giuseppe Messina è tutt'altro che semplice. Le definizioni che di lui sono state date sono molteplici. Che sia un artista dalla vitalità incredibile, dalla creatività infinita, per modo di sperimentarlo. Io voglio soltanto riportare una definizione che di lui dà Nicola Rossi, un giornalista di Rai 3, che questa definizione l'ha data in occasione della presentazione del poemetto di Giuseppe Messina, La leggenda di Omero. Ecco come lo definisce. È un sorriso, lui è così, una bocca che sorride, ma state attenti perché è il tipo più ricco tra i tanti sorrisi possibili. Quest'uomo è un incantevole fuoco per l'enormità delle imprese artistiche in cui si imbatte. Però se poi si guarda le cose con minore superficialità, mentre Pippo Messina parla incessantemente della sua nuova idea, bisogna commentare oltre. Quello è il sorriso vigoroso dell'entusiasmo, della fantasia e della voglia di vivere. Dell'eterno fanciullino, il sorriso dell'arte e dell'artista. Pippo Messina è colui che fa vivere e vedere quello che altrimenti non avremmo visto e vissuto. Io aggiungerei che Giuseppe Messina è anche un artista che ama moltissimo la sua terra, e questo traspare in maniera evidente da tutta la sua produzione. Già dalle origini, io vi cito alcune delle sue opere proprio iniziali, ad esempio. Puri di sogno invernale, puriste storia, sogno di una notte di Capodanno, in cui far vivere momenti conviviali e sentire sapori di detti ormai lontani, fino ad arrivare ai testi teatrali, L'evento per Placido Mandanici, scritto nel 1999, in occasione del bicentenario della nascita del musicista barcellonese Placido Mandanici. Il lavoro è stato messo in scena sia all'Arena Monteroce a Barcellona, sia al Proficini di Barcellona. Nell'intenzione dell'autore, oltre a rendere omaggio al grande musicista pressoché dimenticato, l'opera teatrale doveva anche servire a sensibilizzare le istituzioni per il completamento del nuovo teatro, teatro che solo da giorni, giorni fa è stato inaugurato finalmente. Altre opere teatrali realizzate dal maestro Messina sono Nel mitico regno di Eolo, Testamento teatrale, Non sono Cyrano de Bergerac, Nel segno di Socrate. Come scultore ha realizzato diverse opere, sia in legno, in pietra arenaria, in granito, in ossidiana, in bronzo. In pietra arenaria abbiamo Il ciclope nel vento, che lui ha donato al Comune di Barcellona nel 2002. Poi un'altra scultura in pietra arenaria è Elena, per la prima volta presentata in occasione dei festeggiamenti per i suoi 45 anni di attività artistica. In bronzo sono anche le 12 sculture realizzate per illustrare il poemetto di Sia Ultimo Atto. Nello stesso materiale sono anche monumenti, sia quelli dedicati allo storico barcellonese dell'Ogassata che si trovano appunto a Barcellona, sia l'opera di Luigi, realizzata in onore di Luigi Rizzo che si trova nel porto di Milazzo. L'artista ha anche lanciato l'idea che poi ha portato all'istituzione del premio Città di Barcellona. E ha creato un trofeo bronzo chiamato il Longarm, che è simbolo proprio della nostra città.
Con questo trofeo sono stati insigniti lo storico Santi Correnti, lo scienziato Antonino Zighini, Donatella Bianchi, conduttrice di Linea Blu, e l'attrice Francesca Ghilleri di Miss Italia nel 2003. Poi a Messina ricordiamo brevemente che ha tenuto seminari di aggiornamento per insegnanti sui temi educazione all'immagine e beni culturali, ha tenuto conferenze ed è stato correlatore sul tema archeologia tra passato e presente, assieme ai professori Tullo Manieri, esperto di archeologia, e Renato Pitrone, titolare della cattedra di archeologia all'Università La Sapienza di Roma. Tra l'altro è stato chiamato da diversi istituti di scuola media superiore quale docente per i progetti di storia della Sicilia, delle tradizioni popolari e del folklore. Ha tenuto corsi di pittura, scultura, anche nella mia scuola dove io insegnavo, ha svolto anche attività teatrali con alunni di diverse scuole superiori, mettendo in scena alcune sue opere. Con gli alunni, ad esempio, dell'Istituto Tecnico Industriale Ettore Majorana di Milazzo, qualche anno addietro, a conclusione di un progetto sulla legalità, ha messo in scena Nel segno di Socrate. Tra le sue ultime fatiche ricordiamo la realizzazione del film Socrate non può morire, ovvero Un atto estremo contro il potere mafioso, tratto dal suo romanzo Pagine superstiti e drammi di casta. Con questo film l'autore si prefigge uno scopo sociale, quello di denunciare i mali che affliggono la nostra società, convinto, come del resto lo è anche Roberto Saviano, che il potere mafioso teme gli intellettuali, le loro denunce e le loro opere. Concludo ricordando solo alcuni degli innumerevoli premi e riconoscimenti che negli anni ha ricevuto. Per la trilogia omerica gli è stata conferita nel 2002 la medaglia d'oro del Senato della Repubblica. Sempre a Roma, nello stesso anno, ha ottenuto anche il primo premio per la scultura Ulisse a Cieli. Nel 2006, per il 40° anniversario della sua attività artistica, è stato insignito della targa d'argento del Presidente della Repubblica. L'11 dicembre 2010, nell'ambito della manifestazione dedicata alla Settimana della Cultura, su iniziativa dell'Accademia Amici della Sapienza di Messina, presieduta dalla dottoressa Teresa Rizzo, il maestro Giuseppe Messina è stato insignito del premio alla carriera per i suoi 45 anni di attività artistica e culturale, che consisteva in un trofeo dell'Assemblea regionale siciliana. Io qui mi fermo e passo la parola a... Allora, a continuare per i ringraziamenti, ho dimenticato di ringraziare l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, sezione di Messina, che ha fornito i colleghi. Ringrazio loro, ringrazio le tante poetesse presenti e il vicepresidente dell'associazione, l'avvocato Salvatore Costa, il professore Estivo, socio onorario e altri personaggi della Messina Web.eu qua presenti.